Sono ormai stati rilasciati numerosissimi leak, il tutto suggerito dal gameplay sia della campagna in singolo che del multiplayer, e ci siamo fatti un'idea pressoché definita di come sarà questo nuovo capitolo della saga di Activision, certamente caratterizzato da un notevole dinamismo e rapidità negli scontri. Treyarch ha davvero messo mano al gameplay, rimuovendo quello che era stata la vera innovazione nella saga, l'Exo. Ci troveremo ad affrontare soldati non più dotati di Exosuit, ma di forme differenti di nemici, che spazieranno dagli uni forniti di arti artificiali fino ad altri completamente robotici. Le principali novità, ovviamente, non si possono che ritrovare nella modalità multigiocatore, che ha visto un notevole stravolgimento rispetto ai capitoli precedenti. Cominciamo con il set di movimenti per il nostro avatar in-game, che unisce meccaniche già note ad altre del tutto inedite. Si va dal classico combattimento su terra e in aria, grazie al nuovo sistema di Thrust Jump, il quale però non sarà affatto uguale al doppio salto Exo in Advanced Warfare, per poi passare al Power Slide, cioè la scivolata boostata grazie al nostro jetpack, oltre ai combattimenti subacquei, per giungere infine al Wall Run, come in Titanfall ma fatto meglio. In Titanfall il Wall Run era indubbiamente bello da vedere e dava dinamismo alle partite, ma in quanto a praticità non era sicuramente il top. Treyarch ha inserito la possibilità di camminare su tutti i muri, interni ed esterni, garantendo però al contempo la possibilità di far fuoco e combattere proprio come se si fosse con i piedi per terra. Tutto ciò reso possibile grazie al traversal, miglioramento che vi permetterà di sparare anche nel corso dell'animazione, evitando di perdere scontri a fuoco per colpa ad esempio di un muretto da scavalcare, e tutto questo non può che farci piacere. Passiamo ora alla grande novità per la creazione e la personalizzazione della propria classe tra un match e l'altro. Sono stati introdotti gli specialisti, ben 9 classi con 2 specializzazioni ognuna, un'arma e un'abilità, tra le quali il giocatore dovrà scegliere, optando ad esempio per il Seraph o il Reaper, per giungere infine alle new entries quali il Nomad, dotato di fucile tattico Hive, un'arma dotata di proiettili adesivi contenenti centinaia di insetti robotici, ed il Prophet, capace di sfoderare abilità quali Glitch e Tempest. Proprio questi ultimi due specialisti sono stati rivelati durante le tre in corso in questi giorni. Attenzione ad affrontare soldati avversari forniti di queste speciali abilità, perché potreste trovarvi morti anche se pensate di aver ucciso il nemico precedentemente. La quantità di vita concessa al giocatore è di più rispetto a quella che abbiamo constatato negli episodi passati. In questo capitolo, infatti, non basteranno 2-3 colpi ben assestati per atterrare un nemico, ma, come abbiamo imparato per la saga sviluppata da Treyarch, occorreranno 6-7 proiettili, il che permette di avere modo di rispondere al fuoco avversario. Black Ops 3, al primo impatto, per quanto riguarda il comparto multiplayer, risulta essere molto meno futuristico di quello che sembra, discostandosi per molti aspetti dal buon lavoro svolto da Sledgehammer con il suo Advanced Warfare. Passando invece alla personalizzazione delle armi e della classe, ritorna l'amato Pick 10, così come era in Black Ops 2, che richiederà ai giocatori massima attenzione nel valutare quali siano i perk, gli accessori e le armi migliori per affrontare qualsiasi tipo di partita. Il livello di creazione skin per le proprie armi ha raggiunto livelli impressionanti. Ora si potranno modificare ben 3 parti dell'arma con i colori, le tinte e gli emblemi che più ci piacciono. Come è successo da qualche anno a questa parte, invece, per godere appieno del comparto multiplayer del titolo, avremo a disposizione dei server dedicati, permettendo così di evitare quel fastidioso cambio di host che ci colpiva nel bel mezzo di una sparatoria o di una conquista in un dominio circondati da soldati nemici. Insomma, Treyarch è tornata alla grandissima con Black Ops 3 ed è pronta letteralmente a rivoluzionare il modo di intendere e di giocare Call of Duty. Il titolo si fonda sulle solidissime basi di un bestseller quale fu Black Ops 2, ma ancora il buio per quanto riguarda la modalità zombie, ormai carattere distintivo del lavoro firmato dalla casa di Santa Monica, non possiamo fare altro che attendere con molto hype la marea di novità che andremo ad analizzare fino al lancio della beta nel mese di agosto, prima su PlayStation e in seguito su Xbox, in virtù dell'esclusività temporale acquisita dall'azienda giapponese. Noi attendiamo ovviamente la data di lancio con le braccia aperte. Probabilmente è il COD che più desideriamo giocare in questi ultimi anni.